E dopo la sconfitta per 2-0 a Torino contro la Juventus con i gol di Anastasi e Altafini, ecco un derby dolorosissimo da commentare. Stagione 1973-74, derby di ritorno. 27 anni dopo ci sarebbe stato un 6-0 a favore del Milan l'11 maggio 2001 con una partita chiaramente segnata. Questa partita invece era chiaramente segnata a favore dell'Inter. Inter che dopo 5 minuti è in gol con Oriali e poi altri episodi favoriranno la squadra nerazzurra allenata da Enea Masiero. Milan che pure 4 giorni prima aveva ottenuto un risultato brillante, infatti la squadra rossonera pareggiando nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa delle Coppe 2-2 contro il PAOK di Salonicco aveva ottenuto la qualificazione alle semifinali di Coppa delle Coppe, per cui sembrava un Milan in salute che in Coppa delle Coppe riusciva a riscattarsi dopo le due sconfitte negative in campionato contro Vicenza e Juventus. Invece il Milan ci ricasca contro l'Inter. Questa è la deviazione beffarda di Sabadini su tiro di Boninsegna che lascia esterrefatto, come si diceva una volta, Pizzaballa. Dopo 7 minuti di gioco l'Inter è già in vantaggio per 2-0, ma non è finita. Schnellinger dice che secondo lui questa palla era finita fuori, l'arbitro angonese lascia correre e Boninsegna mette dentro. Una nemesi storica, questo cross di Oriali ricorda un po' il cross che ci sarebbe stato nel 1990 di Klinsmann a favore di Berti per un gol segnato dall'Inter nel derby negli ultimi minuti che avrebbe risolto la partita a favore dell'Inter. Però qui siamo nel 1974, 17 anni prima rispetto a quell'episodio. Sul cross di Oriali c'è il gol di Boninsegna, poi abbiamo visto anche il gol di Chiarugi. Tutto sommato al 20° minuto del primo tempo Milan 1-Inter 3. Non è un risultato drammatico, non è un'enormità tentare di recuperare due gol, però la squadra rossonera è proprio sulle ginocchia, non ce la fa, accusa mentalmente le reti nerazzurre e subisce ancora, ecco il gol di Mazzola. Erano i tempi in cui tutto il calcio minuto per minuto si collegava nelle case, nei bar, nelle abitazioni di tutti i tifosi alla fine dei primi tempi e sentire dallo stadio di San Siro Milan 1-Inter 4 alla fine del primo tempo era stato un vero colpo al cuore per tutti coloro che amano il rossonero, ma naturalmente nel calcio bisogna accettare tutto, ci sta tutto. Nel secondo tempo l'Inter continua ad attaccare fino ad arrivare anche al quinto gol, lo segna Mariani di testa. Milan in crisi, una crisi arrivata in campionato improvvisamente dopo la sconfitta con il Vicenza, altre sconfitte all'ordine del giorno.